Oggi facciamo una ricetta facile, veloce e leggera, la pasta con le verdurine della mia amica Rosa Tolomeo. All'interno di una padella dobbiamo mettere un filo molto scarso d'olio, un pezzettino di cipolla, due carote, due zucchine tagliate a listarelle e una patata grande tagliata sempre a listarelle. Aggiungiamo sale e pepe e le facciamo saltare a fiamma vivace per circa 3-4 minuti. Copriamo e facciamo appassire giusto un attimo le verdure. In seguito andremo ad aggiungere qualche pomodorino spaccato a metà, un goccino d'acqua di cottura e copriamo e continuiamo con la nostra cottura per altri 10 minuti. Le verdure devono rimanere croccantine. Una volta che mancano 5 minuti alla fine della cottura della pasta, l'andremo a mettere in padella, la facciamo saltare e aggiungiamo man mano dell'acqua di cottura in modo da finire di cuocere la nostra pasta in padella. In questo modo prende tutti i sapori e diventa cremosa. Pasta pronta, ora non ci resta che aggiungere una manciatina di parmigiano. La mia amica Rosa ci aggiunge anche un goccino di pana, ma io ultimamente, visto che andiamo incontro all'estate, non mi posso permettere di mettere la pana come vorrei e quindi ne ho fatta meno questa volta per restare un pochino più leggera. Ed ecco qua, questo è il risultato finale. Se questa ricetta vi è piaciuta lasciate un mi piace, condividetela e se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi, mi raccomando, spuntate il campanellino per ricevere tutte le notifiche delle prossime video ricette che pubblicherò. Grazie e ci rivediamo presto, sempre qua su Ricette di Gabri. Ciao ciao!